puntata di Klaus Condicio. Abbiamo al telefono, purtroppo solo al telefono, l'onorevole Alessandro Mussolini. Buongiorno onorevole. Salve onorevole, senta, in questi giorni però lei è stata troppo silenziosa, posso dire sì, qualche battuta del suo umorismo sempre molto, però poi è stata parecchio zitta, come mai? Perché io ho venuto a vedere come poteva evolvere una situazione per certi aspetti surreale. Io ho parlato dicendo e riferendomi ad esempio al vice capogruppo Italo Bottino, definendolo Anna Bolena, cioè nel senso che dopo quello che lui aveva detto nelle varie trasmissioni doveva essere decapitato, cioè in che senso? Politicamente mi auguro che oggi possano essere accettate le sue dimissioni, che non sono assolutamente legate al capogruppo, se mai viceversa, perché devono essere accettate? Non perché Bocchino è finiano e non è neanche il capo corrente dei finiani, perché non lo riconoscono in quanto capo corrente perché sono divisi, ma perché ormai lui è diviso al 99,9% dei deputati del PDL, perché ha tradito il suo mandato. Lui è nell'insider trading e sono le spie che lavorano nelle aziende per altre aziende. Questo è successo, quindi mi auguro che possano essere accettate le dimissioni, non perché si hanno, ma perché ha tradito il suo ruolo. Perché secondo lei è stato, diciamo, se possiamo dire così, strumentale a questo spionaggio? Perché io non credo neanche che Bocchino sia il vampiro di Fini. Io credo che Bocchino persegua delle finalità e degli scopi personali, non esitando a strumentalizzare, ad utilizzare persone, membri del governo, solamente io credo per dei suoi raggiungimenti personali, e credo anche che Italo Bocchino faccia danno non solo al gruppo ma anche ai finiani stessi, che se ne stanno accorgendo. Ma strumento di chi? Solo della sua vanità personale o del suo narcisismo o strumento di un progetto più grande? Ma io questo non lo so, ma se anche Roberto Megna, con il quale io ho parlato e diciamo è una voce dei finiani autorevole, dice che è completamente cambiato rispetto a prima, dico, ma io Bocchino lo conosco da 18 anni, e quindi le persone cambiano, poi quale sia, se sia etero diretto o meno, non lo so. Certamente ha creato divisioni sia in seno ai finiani e soprattutto grandi spaccature e grande, diciamo, disagio all'interno di tutto il gruppo. L'ultima è l'uscita che si è candidato al capogruppo andando contro Cicchetto. Come si fa? Noi siamo al governo, siamo una maggioranza e stanno dando anche degli sconti all'opposizione che ormai parla ad esempio sui posti del federalismo. I posti del federalismo l'hanno fatto uscire i finiani e adesso sta diventando un cavallo di battaglia ad esempio di Galeno Bersani. Senta, perché Fini si fida così di questo Bocchino? Cioè alla fine un sovrano, cioè un politico leader deve anche mantenere una certa lucidità sui suoi collaboratori. Glielo dico perché spesso ci sono stati errori di Fini, che è tra l'altro un politico di grande pregio, vorrei anche sottolinearlo, però su questo devo dire sui suoi collaboratori spesso ha sbagliato, cioè ci sono stati errori che poi paga lui in prima persona in realtà, quindi lo scotto lo paga lui. Beh, io credo che questo è certamente vero. Io alla direzione nazionale ho detto a Fini che alcune sue persone, la prima e il Bocchino, rischiano di rovinare tutto, non solo all'interno del PDL, ma anche se Fini poteva avere un tema, un ideale, una situazione che poteva portare avanti nel PDL, beh, la sta rovinando completamente il Bocchino con delle uscite ormai le ha fatte, che vanno ben oltre quella che è la posizione di Fini, e io ve l'ho detto, poi ognuno sta capendo. Lei rimane finiana o è pidiellina?
io sono pigliolina perché ho tentato fino alla fine nella direzione nazionale di limare anche il documento che poi è stato votato a stragrande maggioranza da parte di tutti, quindi c'è stato alla fine sia la posizione di Berlusconi sia la posizione di Fini diametralmente opposta sul documento e quindi purtroppo si deve operare una scelta. Se io prima potevo condividere con i medici spia alcune posizioni di Fini, ora non lo posso più fare perché si è ghettizzato, cioè si sta creando questa minoranza e se uno deve appoggiare un'idea non puoi appoggiare delle persone che lavorano per se stesse, assolutamente.